E vogliamo prendere posto, grazie, che iniziamo la tavola rotonda. Allora, la tavola rotonda presenta i risultati di una ricerca che è stata svolta dall'Osservatorio Crisi e Risanamento delle Imprese, è collegato all'Università degli Studi di Bergamo e dal Dipartimento Economia e Statistica della Banca d'Italia. Presenta una ricerca alla quale hanno partecipato i magistrati di oltre 60 tribunali e sono i risultati su circa 3.000 procedure. Ovviamente è una ricerca che adesso ci spiegheranno i criteri e i limiti, nel senso che ovviamente prende le annualità, gli anni fino al 2015, qualcosa forse 2016, quando ancora molte procedure, soprattutto quelle iniziate dopo la riforma della riforma del 2015, ancora non hanno prodotto determinati risultati. Comunque è particolarmente interessante perché è appunto una ricerca di una non indifferente ampiezza e comunque una delle prime ricerche che sono state fatte e qualche idea sul funzionamento del concordato ce la possono dare. Come ordine dei lavori avremo all'inizio, diciamo, un'illustrazione generale delle modalità e che sono state seguite nel fare questa ricerca. Saranno in particolare prima la dottoressa Giacomelli della Banca d'Italia, appunto del Dipartimento Economia e Statistica della Banca d'Italia, e poi il professor Danovi, che ha collaborato a questa ricerca e ci presenterà, farà un commento, diciamo, sul dato statistico generale e paragonandolo al dato statistico del Tribunale di Mantova. Ecco, quindi darei la parola alla dottoressa Giacomelli che ci illustra le modalità con cui è stata svolta questa ricerca. Presidente, non per sovvertire l'ordine, ma... Ah, prima lei? Bene, abbiamo cominciato bene. Allora, professor Danovi, che ci illustrerà anche le slide, ovviamente. Prego. Allora, intanto approfitto in attesa che ci carichino la presentazione per ringraziare gli organizzatori, la dottoressa De Simone in primis, e complimentarmi per la modalità con cui questo convegno viene ogni anno organizzato e per la sua rilevanza sia dal punto di vista scientifico ma anche dell'apprezzabilità della cornice. Confesso personalmente che, essendo un appassionato di teatro d'opera, il fatto di stare dalla parte sbagliata rispetto a dove sono di solito del palco mi dà particolare emozione e piacere di esserci. Per quello che riguarda i risultati di questa ricerca, come diceva il Presidente, si tratta di un lavoro di ricerca empirica, probabilmente non è l'unico in Italia, ma in questo momento sicuramente il più ampio, che ha interessato un'analisi di circa 3.600 concordati, vedremo sono circa il 40% di quelli che sono stati presentati in Italia negli anni che ci riguardano. È un lavoro che ha visto coinvolti 74 tribunali, oltre 1.300 commissari che hanno risposto ai dati e che si è svolto su impulso del nostro osservatorio Crisi e Risanamento delle Imprese, che è una joint venture Università Bocconi e Università degli Studi di Bergamo e che coinvolge altre università italiane. A questo progetto che avevamo iniziato sul Tribunale di Milano e sul Tribunale di Monza hanno poi aderito altre università e soprattutto l'abbiamo inserito nell'ambito di un progetto più ampio finanziato dalla Commissione Europea, che è questo progetto che si chiama CODIRE, che sta cercando di disegnare, delineare delle best practice italiane, delle best practice nazionali ai fini di fornire indicazioni alla Commissione nella logica della scrittura della direttiva per l'armonizzazione della disciplina dell'insolvenza. Quindi il lavoro è un lavoro di ricerca prevalentemente empirico, sono stati recuperati i dati di tutte queste procedure, è un lavoro in corso tutt'oggi, quindi i dati sono passibili di futura evoluzione futura e devono essere valutati quindi come dato ancora provvisorio, però stante la numerosità che è significativa possono consentire, come diceva il Presidente prima, alcune prime osservazioni ed indicazioni.
Nell'ambito del progetto, in realtà gran parte del merito è ascrivibile comunque alla fattiva collaborazione, soprattutto dei giudici delegati che hanno spronato in senso buono e a volte anche forse usando un minimo di potere di indirizzo nei confronti dei commissari, perché compilassero questi questionari che noi abbiamo predisposto. E questo ha consentito di avere un'ampia platea di dati. Ovviamente sono dati che sono in parte disomogenei, essendo stati compilati da molte persone, in qualche caso non sono completi, a volte non sono completi semplicemente perché, soprattutto per quello che riguarda l'esecuzione, non sono ancora decorsi i termini di esecuzione dei piani che erano stati proposti, ma il dato è sicuramente significativo. Allora, nell'ambito di, ecco, l'ultima cosa che mi sento di dire, nell'ambito di questa collaborazione siamo ancora a sollecitare, perché come si diceva è una ricerca in corso e quindi è gradito l'aiuto di tutti gli operatori, di magistrati e anche dei professionisti che svolgono la funzione di commissario per portare a maggiore completamento il database e quindi fornire ulteriori indicazioni future. Quindi noi ci impegniamo a aggiornare periodicamente questi dati, ma abbiamo ovviamente bisogno della collaborazione e di tutti gli operatori. Dal punto di vista della ricerca, la struttura dei questionari vede fondamentalmente l'analisi di tre elementi. Cioè alcuni elementi che riguardano i dati delle imprese pre-procedura, in questo caso noi attraverso il codice fiscale, attraverso le capacità della Banca d'Italia, riusciamo ad avere i dati di bilancio degli anni antecedenti alla presentazione della procedura e quindi consentire di fare qualche analisi sullo stato con il quale le imprese si presentano all'appuntamento del concordato. Poi vi è una parte di questionario che riguarda gli aspetti giuridici della procedura, quindi anche i tempi, gli elementi che ne condizionano in qualche modo l'esito. E poi una parte che in questo momento è quella che ha un po' meno dati, come si vedrà, che è quella che riguarda l'esecuzione. I dati che derivano dal questionario sono integrati, come si diceva, dai dati di bilancio, derivabili quanto disponibile tramite le Camere di Commercio, e poi tramite Banca d'Italia dai dati di centrale dei rischi, che consente comunque di avere delle indicazioni su quello che è il rapporto tra il sistema bancario e le situazioni di crisi delle imprese. Andando velocemente, questo è un dato che credo più o meno tutti conoscano, se si va a vedere quello che è l'evoluzione delle procedure negli ultimi anni in Italia, quindi superati i primi anni di introduzione della riforma fino fondamentalmente al primo semestre del 2017, questi sono dati CERVED, vediamo come si è avuto un'evoluzione sia dei fallimenti che dei concordati. Se si va a ragionare sulla numerosità c'è un ordine di grandezza, cioè i fallimenti sono in totale circa di 111.000 per questi anni, i concordati sono un po' più di 10.000. Quindi l'ordine di grandezza è effettivamente questo. Se poi si va a vedere il trend, si vede come gli elementi che influenzano il trend sono sostanzialmente due. Uno è quello della congiuntura economica, evidentemente, ma l'altro è quello delle riforme normative che hanno determinato un maggiore o minore accesso alla procedura di concordato. Il picco tra il 2012 e il 2013 è particolarmente significativo. Per quello che riguarda la nostra ricerca, la numerosità del campione è, come vi dicevo, di 3.600 concordati. Di tutti non abbiamo tutti i dati, diciamo quelli buoni da analizzare sono un po' più di 3.000 o secondo poco meno, dipende dal tipo di domanda che andiamo a vedere. È un campione però comunque che è molto significativo perché è circa il 38% del totale di 11.000 di cui si diceva prima. Nello specifico è un campione che ha una leggera distorsione geografica perché i tribunali che sono più rappresentati sono quelli del nord, poco del centro, meno del sud, e quindi in questo si chiede la collaborazione per fornire ulteriori dati. Questa è la divisione della distribuzione geografica, vediamo come il Tribunale di Mantova ha dato i dati di 133 concordati, che è una parte comunque non trascurabile della Lombardia, che comunque è la maggior parte del nostro campione. Poi ci sono regioni, quella del Presidente Lamalfa, che è poco rappresentata, speriamo di incrementare in futuro con dati del Tribunale di Roma e la nostra analisi.
Dal punto di vista della distribuzione temporale, quello che è interessante è che comunque il campione tende a migliorare negli anni più recenti, quindi abbiamo un po' meno dati sui concordati più vecchi, un po' di più. In realtà nell'analisi abbiamo fatto un cut-off, cioè abbiamo fermata al 2015, abbiamo anche qualche dato del 2016, ma per ora sono poco rappresentativi perché i numeri erano troppo piccoli per poter essere presentati. Comunque, in una logica evidentemente di prosecuzione della ricerca, e anche il 2016-2017 sicuramente ci interessa. Passiamo a una molto sintetica descrizione della caratteristica delle imprese che accedono alla procedura di concordato. Dal punto di vista dimensionale sono prevalentemente imprese più piccole che medie, anzi addirittura molte sono delle microimprese. Il numero di dipendenti è in meno della metà delle osservazioni superiore a 12, quindi stiamo parlando di aziende prevalentemente piccole. Ci sono anche una quarantina di concordati che riguardano aziende grandi. Dal punto di vista del focus su Mantova, che è quello che ovviamente ci sentiamo di presentare oggi, vediamo come la rappresentazione è sostanzialmente in linea con quello che è comunque il territorio nazionale, cioè prevalenza di aziende piccole e aziende, qualche azienda media di quelle che hanno richiesto l'accesso alla procedura. Settori interessati sono sostanzialmente la maggior parte, valgono sia per il campione nazionale che per Mantova fondamentalmente le considerazioni che sono state svolte negli ultimi anni con riferimento agli impatti della crisi, quindi sono stati interessati prevalentemente il settore ad esempio dell'immobiliare edilizia piuttosto che in buona parte il settore del commercio su molte microimprese piuttosto che l'industria, quindi non ci sono delle significative prevalenze settoriali se non nei limiti in cui questo è rappresentativo del fatto che alcuni settori del paese hanno subito più di altri l'impatto negativo della congiuntura economica. Appena il caso di ricordare che adesso gli ultimi anni stiamo andando un pochino meglio, ma abbiamo perso circa il 20% della produzione industriale negli anni gravi della crisi rispetto al periodo antecedente, quindi questo effetto evidentemente si vede anche in tutti i settori che ne sono stati interessati. Come si presentano le imprese in concordato? Le imprese accedono al concordato facendo utilizzo della possibilità di fare richiesta del preconcordato in buona parte dei casi. Dal punto di vista del nostro campione, noi abbiamo che i preconcordati sono una componente significativa, nel senso che in generale circa l'80% dall'introduzione dello strumento delle imprese che vanno in concordato passa da un preconcordato. A livello generale, se si ribalta il dato, circa il 50%, quindi più o meno la metà dei preconcordati, si trasformano poi in un concordato. L'altra metà, in casi molto ridotti, diventa un 182 bis, negli altri casi viene ritirata o accede, o l'impresa non riesce ad accedere al concordato e poi fallisce. Quindi questa è un po' l'indicazione. Per quello che riguarda Mantova, il numero dei preconcordati è di circa 55, adesso faccio fatica a leggere sul 54, esatto, non stavo andando a memoria perché qui è talmente piccolo che faccio fatica a leggerlo. Dal punto di vista delle caratteristiche della procedura, come credo sia più o meno noto, prevale in larga parte il concordato di tipo liquidatorio. Concordati in continuità diretta sono un numero esiguo, a livello nazionale stiamo parlando di circa il 9%, poi c'è un 21% di concordati con continuità indiretta, nell'ambito dei quali sono previste le varie ipotesi, fattispecie di cessione dell'azienda a terzi, affitto d'azienda, conferimento. Nei due terzi dei casi concordato è ancora liquidatorio. Questo credo sia un dato che dovrebbe far riflettere anche in vista di quelle che sono le prospettive della riforma, anche perché eliminare o comunque significativamente ridurre la possibilità del concordato liquidatorio significa che, visto che i concordati erano circa 11.000, di questi 11.000 due terzi sono liquidatori, quindi quelli che sono in continuità, che rimangono, hanno una numerosità veramente molto bassa.
Quello che riguarda, questo è il dato che dà lo spaccato della continuità divisi per anno, cioè con il dato preciso. Se andiamo a vedere invece il dato di Mantova, vediamo come Mantova rappresenta abbastanza bene il campione nazionale. Qui sono un pochino meno i concordati in continuità diretta. A Mantova i concordati in continuità diretta sono solo il 6%. Il 21% sempre a continuità indiretta, mentre il tre quarti, in questo caso 73%, sono i concordati di tipo liquidatore. Se si va a vedere la suddivisione temporale, abbiamo diviso prima e dopo 2012, vediamo come i concordati sono aumentati dopo il 2012, ma rimangono sempre prevalenti quelli liquidatori. Due dati sui creditori. Creditori, dal punto di vista della ripartizione generale, vedono una quota di privilegio sul totale, che è poco meno di un terzo, quindi anche le riflessioni che sono il focus di questo convegno, quindi sulla efficacia reale dei privilegi e sull'impatto che e poi l'evoluzione normativa può avere sull'incidenza dei risultati e sull'esito delle procedure concordatarie in relazione alla grande abbondanza di privilegi che caratterizza il nostro ordinamento. Quindi poco meno di un terzo di privilegio. Nell'ambito della suddivisione e della spacchettatura di questo terzo prevale il ruolo comunque degli intermediari creditizi che costituiscono gran parte dei privilegi. I creditori chirografari sono comunque in massima parte rappresentati dal sistema bancario e il secondo soggetto è quello dei fornitori. Questo è caratteristico della modalità di finanziamento della gran parte delle imprese italiane, quindi non desta particolare sorpresa, ma poi ha degli impatti evidentemente anche in termini di possibilità di soddisfacimento. La possibilità di soddisfacimento, che evidentemente è correlata a quella che è la composizione negativo, qui il tema è relativo al fatto che nel momento in cui questi sono dati dei piani, quindi non è il dato del realizzato, è semplicemente il dato del proposto ai creditori. La composizione negativa vede comunque una forte prevalenza dell'attivo materiale, nonostante si dica che ormai gran parte del valore delle imprese sia dato dal valore materiale, nell'ambito della valorizzazione che il debitore si sente di indicare nel proprio piano, si vede come quello che è la gran parte è comunque costituito dal valore dell'immobilizzazione materiale, con poi problemi eventualmente anche in fase di realizzo. Seconda voce maggioritaria è quella dei crediti commerciali, poi le rimanenze, le partecipazioni. Si può vedere come l'apporto dei soci, che dovrebbe assumere nei futuri concordati liquidatori una rilevanza superiore a quello che non sia nell'ordinamento attuale, è la penultima delle voci, quindi ricorre in circa il 3%, cioè assomma nel totale circa il 3% dell'attivo messo a disposizione dei piani, quindi per ora è una percentuale abbastanza trascurabile. Ecco, due parole ancora sull'esito giuridico delle procedure, poi dell'esito economico parlerà la dottoressa Giacomelli. In realtà, dal punto di vista dell'esito, se consideriamo un successo del concordato, se il concordato viene omologato, vediamo come i concordati vengono omologati in media in circa in due terzi dei casi, abbondanti. Il Tribunale di Mantova è abbastanza rappresentativo, 77 omologhe su 133. Questo è il dato sulla divisione dal punto di vista cronologico. Se vediamo invece il dato generale, vediamo come non ci sono sostanziali differenze nelle percentuali di omologa a seconda delle tipologie, quindi la differenza dal punto di vista statistica è abbastanza scarna. In realtà, nella maggior parte dei casi, il tribunale omologa concordato. Ci sono dei casi di votazione contraria dei creditori che sono abbastanza minoritari, anche se si sono aumentati soprattutto negli ultimi anni. Poi ci sono evidentemente i casi di domande ritirate o altre situazioni. C'è invece una differenza significativa in termini di
territoriali, cioè c'è un effetto territoriale che si vede abbastanza chiaramente, laddove le percentuali di omologa, qui stiamo guardando nell'ambito del nostro campione solo i tribunali dei quali abbiamo più di 20 dati, perché abbiamo ritenuto che dove le osservazioni fossero troppo poche non si potesse esprimere un giudizio, e c'è una, rispetto alla media nazionale, Mantova è un po' omologa un po' di più, omologa un pochino di meno, ma è abbastanza in linea con l'indicazione generale. Ma qui abbiamo Catania che è un'eccezione, perché al di sotto del 20% su Catania abbiamo una cinquantina di osservazioni, che sono la gran parte di quelle che abbiamo disponibili sulla Sicilia, ma ha omologato solo nel meno del 20% dei casi. Brescia, il tribunale pare buonissimo perché ha omologato in circa il 90%, la media italiana è all'incirca di un'omologa nell'ambito nel 66%, quindi nei due terzi dei casi si arriva all'omologa. Un'indicazione ancora dal punto di vista del livello della curiosità del se il parere del commissario giudiziale influenzi l'omologa. Diciamo che il parere del commissario giudiziale, più che influenzare l'esito della procedura, in generale lo prevede o lo precede in qualche modo, perché a fronte di una indicazione che nella maggior parte dei casi che abbiamo visto coincide, cioè in circa il 96% dei casi coincide con quello che poi è l'esito giuridico della procedura. Peraltro c'è un 27%, quasi un terzo, delle ipotesi nei quali il commissario giudiziale ha pure espresso parere favorevole al piano che non vengono omologati, anche in alcuni casi, nonostante il parere. Tra questi non c'è solo un giudizio sfavorevole del tribunale, ma ci sono anche casi nei quali, nonostante il parere favorevole del commissario giudiziale, i creditori decidono di votare contro il piano. Soprattutto negli ultimi tempi i creditori bancari hanno mostrato un diverso livello di attenzione, quindi di disponibilità nei confronti del piano. E in un terzo dei casi in cui il commissario esprime un parere negativo, il concordato viene comunque omologato. Nell'ambito di questi c'è una quota dei concordati che sono stati presentati nella finestra temporale in cui si prevedeva il silenzio assenso dei creditori. In quei casi le ipotesi di giudizio negativo dei creditori erano più remote, quindi nonostante il parere contrario del commissario, ma con l'assenso dei creditori, il tribunale ha ritenuto poi di dover omologare. La durata, dal punto di vista della durata delle procedure, di nuovo c'è un elemento di rilievo, che la variabilità delle procedure, che dipende anche qui dal tribunale, c'è una variabilità elevata, ma il giudizio di omologa tutto sommato ha una sua distribuzione abbastanza normale. Il tempo non è quello previsto dal legislatore, è un po' più alto, ma è inevitabilmente correlata alla maggiore complessità. Da questo punto di vista, probabilmente andando a vedere la successione negli anni, che qui non si vede, negli ultimi anni non siamo diventati più veloci, cioè la sensazione è che ci sia un esame più accurato da parte del Tribunale e degli organi della procedura, per cui si arriva all'omologa con probabilmente un processo un po' più elaborato. L'impegno era rispettare un tempo molto limitato, quindi mi rendo conto che ho fatto una carrellata veloce. Adesso passo la parola alla dottoressa Giacomelli per quello che riguarda la fase di esecuzione. Grazie mille Alessandro, e grazie anche da parte mia agli organizzatori per l'invito.
Allora, passiamo ad analizzare l'esecuzione dei concordati, partendo dai tempi. Un primo dato rilevante è la percentuale di concordati che prevedono un tempo per l'esecuzione. Questa percentuale è pari a circa i due terzi e è molto influenzata dai dati precedenti la riforma del 2012, quindi una gran parte di concordati di quel periodo non prevedevano il termine. Un altro dato di rilievo è il fatto che la durata, c'è una certa variabilità nella durata a seconda delle tipologie di concordato, e la durata è superiore per i piani che prevedono la continuità dell'attività di impresa rispetto agli altri. Se andiamo a guardare il rispetto dei tempi previsti nei piani, ci concentriamo quindi sulla parte del campione di concordati per i quali il termine previsto è già scaduto, possiamo vedere che solamente in circa un quarto dei concordati per i quali il termine appunto è scaduto, il concordato risulta eseguito. E di questi, solo nella metà dei casi, il concordato è eseguito entro il termine. No, scusate, c'era... ok, in realtà ho commentato questa slide perché io le vedo tutte e due. Quindi appunto, questo è il dato che stavo commentando. E questo dato è influenzato... anche dal fatto che le durate previste nei piani di concordato sono relativamente basse. La durata media è intorno ai 33 mesi, è un po' più alta per i concordati in continuità diretta. Un altro elemento importante da tenere presente nel valutare il mancato rispetto dei tempi, se vogliamo, i ritardi nell'esecuzione, è il dato che richiamava prima anche Alessandro, cioè noi stiamo considerando comunque dei concordati la cui esecuzione è avvenuta in un periodo di profonda crisi economica, sono tutti anni sostanzialmente in cui l'economia era in recessione, quindi è possibile che ci fosse stata una previsione troppo ottimistica rispetto alle reali condizioni dell'economia e quindi alle reali possibilità di concludere i piani entro i termini. Passiamo quindi a considerare l'esito economico, partendo dalle proposte, in particolare iniziando dalle proposte nei piani relative ai creditori privilegiati. Come potete vedere, sostanzialmente le proposte prevedono il recupero integrale per i creditori privilegiati, con differenze molto, molto ridotte per tipologia di concordato e per tipologia di creditore. Se passiamo invece ad analizzare le proposte relative ai creditori chirografari, innanzitutto ovviamente emerge come i tassi di recupero proposti siano ovviamente inferiori. Emerge una rilevante differenza tra tipologie di concordato, in cui tipicamente le proposte relative ai concordati in continuità diretta sono superiori rispetto a quelle delle altre tipologie. E un dato che secondo me è interessante commentare è quello relativo al dato mediano dei concordati liquidatori. Non ho un puntatore, quindi non ve lo posso far vedere. Sto parlando dell'ultima colonna della tavola, l'ultima colonna a destra, in cui si vede che questo valore è pari al 20%. È il valore mediano delle proposte, quindi che vuol dire che la metà dei concordati proponevano per i creditori chirografari nel periodo considerato nell'analisi un tasso di recupero inferiore al 20%. Vuol dire che, diciamo, utilizzando questa informazione per valutare un po' l'effetto della riforma del 2015, possiamo dire che se fossero state in vigore le soglie del 2015, sostanzialmente la metà dei concordati fatti nel periodo precedente non sarebbe stato proponibile. Passiamo a considerare le percentuali di recupero effettive. Un primo
elemento rilevante da commentare è il fatto che in questo caso il numero di osservazioni di cui disponiamo per trarre informazioni è relativamente limitato. Perché è limitato? Perché sostanzialmente non sono ancora trascorsi i termini per l'esecuzione dei piani rispetto al loro avvio. Questo vale soprattutto per i concordati più recenti, che poi costituiscono la gran parte del nostro campione. Quindi, quando andiamo a considerare i tassi di recupero effettivi calcolati per i concordati eseguiti, consideriamo una percentuale del campione che è pari all'8%, ma in realtà questo numero è ben più rappresentativo se lo confrontiamo alla quota di concordati che sono stati effettivamente eseguiti. Quindi in realtà abbiamo tassi di recupero per i 2/3 dei concordati eseguiti, che però, come ho già illustrato, sono molto pochi. Per poter trarre più informazioni abbiamo considerato, oltre ai concordati eseguiti, anche i concordati non eseguiti ma avviati da almeno 3 anni, quindi concordati aperti prima del 2014. Questo ci consente di ampliare in maniera rilevante il campione, che passa da circa 150 osservazioni a 600. Andiamo a vedere i primi risultati. Nella tavola superiore vedete i dati relativi ai concordati eseguiti per i creditori, i dati relativi alle percentuali di recupero per i creditori privilegiati nei concordati eseguiti. Da questa tavola emerge che sostanzialmente il tasso di recupero per i creditori privilegiati è pressoché totale. Un dato interessante emerge andando a guardare la tavola inferiore, che riporta i tassi di recupero per i concordati eseguiti e per quelli avviati prima del 2014. In particolare, ovviamente, si vede che questi tassi di recupero sono inferiori, perché appunto c'è una gran parte dei concordati che sono ancora in corso. Un dato rilevante che si vede è che la percentuale di recupero per le banche è inferiore rispetto a quella degli altri creditori privilegiati, appunto per questi concordati ancora in corso, il che può indicarci che questo periodo ci sono difficoltà a recuperare le garanzie immobiliari, quindi che complessivamente i dati sui recuperi sono influenzati molto dal ciclo economico. Se passiamo a considerare i tassi di recupero dei creditori chirografari, ovviamente appunto sono molto inferiori, osserviamo delle differenze molto rilevanti confrontando le tipologie di concordato, per cui se guardiamo al concordato in continuità diretta vediamo che il tasso di recupero medio effettivo è pari a circa il 36%, è inferiore se guardiamo ai concordati in continuità diretta e ai concordati liquidatori, in cui la media è pari a circa il 20. Guardando ai dati sui concordati eseguiti e quelli ancora in corso ma precedenti al 2014, le caratteristiche delle differenze tra le varie tipologie permangono, ovviamente i tassi di recupero sono inferiori. Come leggere questi numeri? Dal punto di vista dell'economista, questi dati ci dicono molto, ma secondo me ci dicono anche poco. In che senso? Per poter valutare se questi tassi di recupero sono rilevanti o meno, sarebbe interessante poterli confrontare con i tassi di recupero della procedura alternativa. Stiamo parlando di concordati liquidatori, quindi uno vorrebbe confrontare questi tassi di recupero con l'alternativa ovvia, che è la procedura fallimentare. Purtroppo questi dati non li abbiamo ancora a disposizione, anzi anch'io faccio un invito a partecipare a tutti a questa raccolta, che potrebbe anche estendersi ai dati sui fallimenti. No, per darvi un'idea il valore mediano ci dice, in una distribuzione dei tassi, qual è il tasso
rispetto al quale metà del campione è sopra e metà del campione è sotto, quindi un valore mediano del 14% ci dice che nel 50% dei casi i concordati recuperano meno del 14%, nel 50% dei casi recuperano di più. Chiedo scusa se posso aggiungere qualcosa a beneficio di chi ha nozioni di statistica un po' arretrate o non l'ha mai studiato, come i giuristi ovviamente all'università. La media tiene presente la somma delle osservazioni e il valore di ciascuna osservazione, la mediana invece dà il valore centrale della distribuzione, quindi questo significa che se i valori sono tutti simili, media e mediana tendono a coincidere, se i valori sono molto diversi, media e mediana sono molto diversi. Facciamo un esempio: Concordato San Raffaele a Milano ci sballa completamente le medie, perché avendo passivo e attivo incomparabilmente più grandi della maggior parte degli altri, se consideriamo la media ci sballa il risultato. Se usiamo la mediana invece, che ci dà il punto centrale della distribuzione, abbiamo un dato più omogeneo, che è il motivo per cui li abbiamo presentati in genere tutte e due, quindi spero che questo possa essere di aiuto per la comprensione. Quindi un valore medio superiore al valore mediano che ci dice che ci sono più relativamente più concordati in cui i tassi di recupero sono più alti. Allora, se noi vi stavo dicendo, sarebbe interessante poter fare questo confronto tra tassi di recupero dei concordati e tassi di recupero dei fallimenti, ma questi dati non li abbiamo. Per darvi un'indicazione del tipo di considerazioni che si potrebbero fare avendo questi dati, vi riporto i dati di un'indagine che abbiamo condotto in Banca d'Italia un paio di anni fa sui tassi di recupero delle banche per delle diverse procedure. Questi dati sono relativi al periodo 2011-2014 e che cosa ci sono relativi? Sono alle banche, sono tassi che tengono conto, non distinguono la parte privilegiata del credito dalla parte chirografara, quindi un tasso di recupero complessivo. E che cosa vediamo? Che in quel periodo i tassi di recupero dei concordati, sono solo concordati liquidatori, sono in media in ciascun anno più elevati di quelli relativi ai fallimenti. Un'ulteriore informazione che possiamo trarre da questa indagine, che appunto ribadisco un'indagine parziale che ha tutta una serie di limiti, che però purtroppo al momento è l'unica fonte di informazione disponibile per poter fare questo confronto. Questa tavola, questa figura che cosa ci dice? Che fatto 100, che cosa vogliamo rappresentare in questa figura? Vogliamo rappresentare quanta parte del recupero avviene nel diverso trascorrere del tempo. Quindi fatto 100, il recupero complessivo di una procedura ci dice come questo recupero si distribuisce nel tempo. E vediamo che la linea verde, che è quella dei concordati liquidatori, è più elevata di quella delle altre procedure, in particolare dei fallimenti, che sono rappresentati dalla linea blu, e ci dice quindi che in media i recuperi attraverso i concordati liquidatori avvengono più rapidamente. Questa figura complessivamente ci dice anche un'altra cosa, ci dice che i tempi previsti nei piani sono in effetti poco realistici, perché appunto queste procedure, che sono quelle chiuse nel 2014, il recupero totale nei concordati si ha dopo 5 anni, quindi un tempo molto superiore a quello attualmente previsto nei piani. Tornando ai dati che invece vengono dalla indagine attuale, abbiamo delle informazioni relative anche ai costi della procedura, un tema che è stato ampiamente dibattuto in questi giorni. Guardando alle spese per le prestazioni professionali a favore del debitore, vediamo che queste sono in media pari al 6% dell'attivo, mentre le spese per gli organi di giustizia sono pari in media al 7%. Concludo
presentandovi dei primi risultati di analisi che stiamo svolgendo, incrociando appunto i dati sulle procedure che sono ricavati da questa indagine con i dati relativi ai bilanci delle imprese e ai dati ricavabili dalle segnalazioni presso la centrale dei rischi. Un tipo di analisi che abbiamo fatto è stata quella di costruire degli indicatori di precoce emersione, indicatori di emersione della crisi, e in particolare siamo andati a costruire delle misure che ci dicono dopo quanto tempo dalle prime segnalazioni presso la centrale dei rischi vengono attivate le procedure. E confrontando le procedure rispetto a questa misura e tenendo conto di caratteristiche individuali delle procedure, dei dati di bilancio, che cosa vediamo? Che tipicamente le procedure concordatarie emergono prima sia dei fallimenti che degli accordi di ristrutturazione. Un altro risultato che abbiamo ottenuto è quello relativo al fatto che questa differenza tra le procedure a favore del concordato preventivo si amplia dopo il 2012, e andando a misurare gli effetti di questa precoce emersione sugli esiti dei concordati vediamo che emerge una correlazione, appunto, tenendo conto di tutte altre caratteristiche delle procedure rispetto alle quali abbiamo informazioni, che la precoce emersione è associata a una maggiore probabilità che il concordato venga omologato e a più elevate proposte di recupero per i creditori chirografari. Purtroppo la numerosità delle informazioni non ci consente di fare queste stesse analisi per i tassi di recupero effettivi. Significa che la distanza, il tempo trascorso tra le prime segnalazioni e la procedura dell'apertura, l'apertura della procedura è inferiore per i concordati rispetto ai fallimenti. Quindi sì, esattamente. Esattamente. E prima anche degli accordi di ristrutturazione, che forse è un dato più, almeno per me, più sorprendente. Io concluderei qui lasciando spazio al dibattito. Sì, grazie della presentazione. Quando si studia per una relazione, o come nel mio caso per coordinare delle relazioni, si impara sempre qualcosa di nuovo. E quindi di questo tavolo, aperti tecnici che lo sapevano, avevano già imparato il significato del termine mediana, quindi di questo ringraziamo Laura. Adesso passiamo invece al commento, diciamo, dei colleghi e del professor Mandrioli, nella sua veste di curatore fallimentare e di commissario giudiziale, sulla, diciamo, come vivono, come commentano dal lato diciamo, della pratica questi dati i colleghi. Facciamo prima un brevissimo giro di commenti su specifici punti per poi consentire a tutti di intervenire in generale sui risultati di questa ricerca. E do la parola adesso al dottor Lamalfa, presidente del Tribunale Fallimentare di Roma, che ci parla in particolare, ma come dire, può anche ovviamente variare, sulle cosa, come impressione trae da questi dati circa le caratteristiche delle procedure, quali sono le procedure scelte dal debitore per affrontare la crisi d'impresa. Prego. Anch'io mi associo ai ringraziamenti a Laura e agli organizzatori. Nell'affrontare le tipologie di concordato partirei da quello che è il dibattito attuale, che ruota intorno alla dicotomia concordato liquidatorio, concordato in continuità, a sua volta il concordato in continuità suddiviso, continuità diretta, continuità indiretta o concordato con continuità con dismissione dei cespiti non funzionali. Questo è il dibattito perché oggi la realtà economica ci impone di valutare questi dati, valutare questa fenomenologia. Il dibattito in realtà nasce fin dalla riforma della legge fallimentare del 2006, quando l'obiettivo, lo scopo dell'accrescimento del concordato preventivo si dipartiva in due direzioni. Da un lato, si diceva che il concordato serve meglio per il salvataggio delle aziende e delle imprese,
Da un altro lato si diceva, anzi con maggior forza, che il concordato tende alla composizione concordata della crisi che sia meno lunga e più soddisfacente per i creditori. Quindi sulla base della precedente esperienza che portava molti concordati preventivi, quasi tutti liquidatori, si valorizzava meglio il fenomeno composizione concordata, cioè il concordato è valorizzato perché serve a liquidare meglio i beni, a soddisfare meglio i creditori. E questo approccio in qualche modo è stato sovvertito nel corso del tempo, perché nel frattempo è arrivata la crisi economica, con le imprese che chiudevano e tutto il mondo che ruota intorno all'insolvenza, che ha valorizzato invece l'altro fenomeno, il fenomeno del salvataggio della crisi, perché è diventato pressante tentare il salvataggio dell'impresa rispetto al fatto in sé di comporre la crisi. In realtà, a fronte di questa crescita dell'attenzione sul concordato in continuità, come vediamo, la realtà che ci disegnano i dati di oggi è diversa, cioè il concordato in continuità vale per circa un terzo delle procedure che sono state presentate fin quando il sondaggio è stato fatto, e quindi due terzi rimangono al concordato liquidatorio. Questo mi fa pensare due cose. Primo, de iure condendo, abolire il concordato liquidatorio o non abolire il concordato liquidatorio, lasciargli uno spazio. L'idea, tutto sommato, di mediana, di mantenere il concordato liquidatorio quando ci sia un surplus per i creditori dalla finanza esterna, mi sembra la più equilibrata, e quindi assorbire nella liquidazione, diciamo nell'attuale fallimento, solo il concordato liquidatorio puro, quello che oggi è il concordato liquidatorio puro. Anche perché il concordato liquidatorio si avvale oggi di una disciplina completa, coerente, tutto sommato la conosciamo bene, stabilizzata, mentre il concordato in continuità, come vedremo, ha molte difficoltà. Un altro commento parte da uno degli ultimi dati che sono stati espressi, un dato sul recupero effettivo del concordato in continuità rispetto al concordato liquidatorio, che è molto più elevato. Il concordato in continuità, anche se i dati sono, avete detto che sono dei dati tutto sommato esigui, però esprimono chiaramente una linea di tendenza. Recupera un 34% a fronte di una soglia di recupero molto inferiore per il concordato liquidatorio. Non solo, ma c'è un altro dato che mi è sembrato significativo, e cioè che concordato in continuità parte da una situazione economica migliore mediamente rispetto al concordato liquidatorio. Forse? No, per forza, giustamente. Per forza. Devo dire, se vado a vedere l'esperienza del Tribunale di Roma, stiamo segnalando nell'ultimo anno e mezzo, una crescita del concordato in continuità, una crescita qualitativa e quantitativa, cioè le imprese migliori, le imprese più grosse si rivolgono sempre più spesso al concordato in continuità rispetto al concordato liquidatorio. Siamo sempre nell'ambito di numeri ristretti, però è una linea di tendenza. Il concordato in continuità presenta a mio avviso, delle gravi criticità che ne impediscono la piena attuazione. Ho provato ad elencarle, le conoscete tutti, ma insomma, tanto per tirarle giù. La norma dell'articolo 163 bis per i concordati che necessitano della immediata liquidazione di qualche bene è una norma farraginosa che ci sta creando a noi, ma crea ai proponenti gravi problemi. La moratoria annuale, una norma a mio avviso sciagurata, che impedisce proprio nel concordato in continuità di poter prevedere il pagamento più prolungato dei crediti privilegiati, altra norma probabilmente da rivedere. Scarsa chiarezza normativa, e quindi poi a seguire anche della dottrina e anche di noi giudici, sull'ampiezza della figura di concordato, il concordato misto, il concordato con continuità indiretta, se rientrano o non rientrano. Tribunale di Roma su questo ha fatto chiarezza, perché con una linea guida abbiamo attuato una interpretazione la più ampia possibile, aggregando nel concordato in continuità anche la continuità indiretta e il concordato misto.
Altro profilo di forte criticità del concordato in continuità è quello legato all'esecuzione del concordato, soprattutto nel concordato misto e nel concordato indiretto. Problemi legati alla nomina del liquidatore, ma di fatto alla possibilità del Tribunale di mantenere un controllo sulla liquidazione, cioè sulla fase esecutiva del concordato. Altro grave problema che emerge sempre di più, la possibilità di modificare i piani di concordato in continuità in corso d'opera, perché è una realtà di tutti i giorni che cambiano le cose. Ultimo problema, la stabilizzazione della finanza nuova. Ho finito il tempo? Ancora. Del primo giro sì. Del primo giro sì, va bene. Volevo dire due parole sul concordato in bianco e sul, ma ci penso la prossima volta. Grazie, adesso passo la parola al professor Mandrioli, che qui nella sua veste, oltre che ovviamente di docente universitario, ma anche in quella di commissario giudiziale, di professionista, che invece ci parlerà di uno dei due elementi, diciamo, che interessano soprattutto i creditori, oltre quello del risultato economico di cui poi ci parlerà il collega Fontana, del tempo di esecuzione del concordato. Ecco, quali risultati, qual è il commento che si può fare in base a questi risultati sui tempi di esecuzione proposti e poi effettivi? Sì, grazie Presidente, buongiorno a tutti anche da parte mia, e non posso non associarmi a chi mi ha preceduto per i ringraziamenti doverosi agli organizzatori e segnatamente alla dottoressa De Simone per questa bellissima e splendida organizzazione. La fase di esecuzione è un po' il termometro che misura l'efficienza dello strumento di composizione negoziale della crisi d'impresa del concordato preventivo, e che, come già anticipato dalla dottoressa Giacomelli e dal professor Danovi, vede in questo campione di indagine un campione rappresentativo, parzialmente rappresentativo, perché, come naturale che sia, gran parte dei concordati che sono stati oggetto di disamina, sono stati oggetto di approfondimento statistico, sono concordati che ancora sono in itinere e ancora devono vedere la conclusione finale, devono vedere in sostanza la fase attuativa, la fase di esecuzione. Se è comunque questa la fase meno completa sotto il profilo dell'esame, dell'indagine dei dati, io credo che sia però la fase più interessante sotto il profilo della misurazione, per l'appunto, come vi dicevo, dell'efficienza. E peraltro qui il campione rappresentativo ha cercato di tener conto del rispetto non solo del quantum, di cui vi parlerà poi magari altri colleghi della tavola rotonda, e delle performance dei risultati, ma anche dei tempi di adempimento della proposta concordataria. Tra l'altro l'osservazione empirica, coglie nel segno l'affermazione che dicevamo prima, nel senso che l'osservazione empirica su un campione di circa 2000 concordati vede per circa 611 concordati il dato addirittura mancante, che riflette forse anche non solo una certa non tutti i commissari ovviamente hanno fornito il dato, anche perché c'è una scarsa attenzione anche nella fase di esecuzione anche da parte del legislatore, quindi sì, forse la scarsa attenzione del legislatore si è riflettuta anche poi dal punto di vista del risultato empirico, ma addirittura per 719 concordati su quasi 2000 il dato non era possibile desumerlo perché il concordato era ancora pendente. Quindi motivi oggettivi e motivi strutturali impongono di vedere questo campione rappresentativo in termini prudenziali, quantomeno in questa prima fase. Come leggere questi dati? Se fosse possibile proiettare la slide 7, non so se è possibile andare alla slide, così la proiettiamo e riusciamo tutti a... Ecco, se mi consentite, io farei un'inversione rispetto... Se mi consentite, io farei solo un'inversione espositiva rispetto al documento che è stato in prima proiettato per una migliore progressione argomentativa, e passerei subito alla slide 7.1, che è quella che ci dice come da un punto di vista ex ante è stata proiettata ed è stata prevista da parte dell'estensore della proposta concordataria del piano quella che è la fase progettuale, la fase del percorso, per poi passare invece a commentare la fase consuntiva. Qui, come diceva la dottoressa si evince che per una parte il termine esplicito di esecuzione è stato solamente, passiamo alla 7.1 per favore,
Ecco, se possibile passare al 7.1, solo nel due terzi del campione, meglio il termine stato esplicito di esecuzione, solo nei due terzi del campione. Io qui non lo leggerei come un termine, non lo leggerei come un significato particolarmente negativo nella formazione, nella composizione della pianificazione, perché in realtà l'obbligo di esplicitare nella proposta concordataria un termine di scadenza è obbligatorio solamente con l'entrata in vigore del decreto sviluppo, e quindi col decreto, no, non è questo, ma fa lo stesso, andiamo avanti, col decreto sviluppo che è entrato in vigore nel 2012, quindi fino al 2012 non c'era una previsione normativa esplicita che prevedesse l'inserimento di un termine particolare. La durata media dei concordati è una durata media di 33 mesi, almeno in termini di proiezione, che immagino vada letto dall'omologa, perché il piano decorre dall'omologa, con una particolarità che per i concordati in continuità aziendale il campione che è stato esaminato prevede una durata maggiore, addirittura di 48 mesi, e questo può essere letto da un lato come un aspetto fisiologico. Ci diceva prima la dottoressa Giacomelli che i concordati in continuità aziendale necessitano per appunto di un periodo di tempo maggiore affinché i flussi di finanza, i flussi di cassa che sono al servizio del soddisfacimento del debito possano per l'appunto distribuirsi in un arco temporale maggiore. Anche qui però io noterei il fatto che i tempi si stanno allungando di questi piani, almeno da un punto di vista della predisposizione, dal 2012 in poi, da quando di nuovo da un punto di vista giuridico è stato introdotto il concordato in continuità aziendale, e quindi è stata introdotta la possibilità di dar corso al concordato, al cosiddetto concordato in continuità aziendale diretta, cioè con prosecuzione diretta dell'attività di impresa da parte dell'imprenditore. Il dato però che mi preme sottolineare in questa prima copertura rappresentativa del campione è che se per la continuità aziendale la previsione media è 48 mesi in continuità aziendale, e la media è 33 mesi, vuol dire che per i concordati preventivi liquidatori abbiamo un termine molto diciamo inferiore rispetto ai 33 mesi, perché se combiniamo la media per l'appunto è una situazione intermedia tra il valore estremo dei 48 mesi del concordato in continuità aziendale e il dato invece del liquidatorio, il che significa che quantomeno sotto il profilo della previsione il concordato liquidatorio si pone in termini di pianificazione non molto distante, almeno nel l'idea dell'estensore del concordato preventivo che presenta piano e proposta, non molto distante da quello che è il termine massimo del programma di liquidazione riformato per l'appunto con l'entrata in vigore degli ultimi ritocchi della legge fallimentare, dove l'articolo 104 terzi dice che la liquidazione non può durare se non per un periodo massimo di 2 anni dalla data del fallimento, e durate eccessive successive per la liquidazione degli asset devono trovare motivazione e giustificazione nel programma di liquidazione del curatore. Venendo invece... Arrivo, sì, arriviamo. Sì. Passiamo invece al monitoraggio dei tempi di esecuzione, che è la parte più certamente fondamentale. Qui innanzitutto è doveroso un carotaggio, nel senso che nel campione dei 2000 così concordati che sono stati osservati, io mi limiterei a prendere in considerazione quelli per i quali oggi ha un senso parlare di esecuzione, che sono quelli per i quali i tempi di esecuzione sono scaduti, cioè il termine di adempimento sotto il profilo cronologico è scaduto. E qui, se andiamo a verificare il campione, ci troviamo che solo il 25% dei concordati cui il termine è scaduto sono stati eseguiti. Nell'ambito di questo 25% solo il 14% è stato eseguito nei termini, il che significa che o era errata la previsione iniziale, era troppo ottimistica, o il mercato non ha assorbito gli asset, o probabilmente c'è stata una pianificazione non congrua rispetto alla tipologia dell'impresa. Nell'11% dei casi il concordato è stato eseguito ma al di là del termine previsto nella proposta, e nel 75% dei casi il concordato non è stato eseguito. Qui sarebbe interessante capire quanti di questi concordati non eseguiti sono poi sfociati in un fallimento, ma dal campione non è possibile rinvenirlo. Un dato invece interessante che viene mostrato in questa slide è quello in forza del quale i creditori che presentano istanze di risoluzione sarebbero il 17% nel concordato liquidatorio.
percentuale che poi sale al 30% nel caso di concordato in continuità diretta, vale dire che prevede la prosecuzione diretta da parte dell'imprenditore dell'attività economica d'impresa, perché se non ho capito male nel campione i concordati in continuità indiretta sono stati classificati nel modello del concordato liquidatorio, tanto che essi prevedessero una cessione dell'azienda in esercizio quanto un conferimento dell'azienda in esercizio. E questo secondo me è quindi se incentriamo il focus e limitiamo ad esaminare il concordato preventivo in continuità aziendale diretta, qui vediamo che c'è una maggiore propensione del creditore a chiedere la risoluzione, perché probabilmente è più... No, qui stiamo parlando di tempi. Non eseguito significa non completamente eseguito, quindi potrebbe essere ancora in corso, è in generale ancora in corso. Sì, però il problema che chiedevano era se sotto il profilo temporale o sotto il profilo del quantum, probabilmente entrambi. Entrambi i profili. Cioè mi verrebbe da dire che non eseguito si fa riferimento al non eseguito da un concetto civilistico, quindi con riferimento all'esatto adempimento dei tempi, oltre che delle percentuali, ma anche delle percentuali, posto che i tempi possono essere stati sforati nel frattempo. No, dottoressa, scusi, quello è considerato eseguito oltre il termine, quindi... Se sono state rispettate le percentuali ma non è stato rispettato il termine, è considerato eseguito? No, il contrario. Comunque eseguito. È eseguito. Ma cioè, percentuali sono... Allora, o il concordato si risolve o è eseguito, o è in corso o è eseguito, non ci sono, cioè sono tre possibilità, tre stati. Quindi se il concordato, alla fine c'è un decreto cosiddetto di archiviazione che dice la procedura è finita. Se c'è il decreto di archiviazione vuol dire che è eseguito, se è stato risolto ora non si mette tra i non eseguiti, in tutti gli altri casi sono non eseguiti. Quindi se un concordato ha promesso il 50% e hanno pagato il 5% e non è stato risolto, è eseguito. Sì. Solo un flash, concludevo Presidente, solo per fare una riflessione. L'istanza di risoluzione sale dal 17% per i concordati, per l'appunto che non sono stati eseguiti, per i quali è ancora pendente ed è legittimo chiedere la risoluzione, al 30% nel concordato in continuità aziendale, il che significa che il creditore ha un approccio certamente di maggiore attenzione quando il concordato è in continuità aziendale, perché l'obiettivo della risoluzione non è quello di un'esecuzione fallimentare, di un'espropriazione forzata, vale dire andare a recuperare il credito dell'obbligazione concordataria modificata. La risoluzione ha l'obiettivo invece di ripristinare il credito originario, vale dire quello che era stato poi oggetto di modificazione da parte del decreto di omologa. E qui è ovviamente maggiormente interessante per il creditore agire in un concordato in continuità aziendale dove dalla proposta concordataria si ritorna al credito pieno che sussisteva ante concordato e per il quale poi potrà essere esperito un procedimento di espropriazione forzata o addirittura un fallimento. Allora ringrazio il professor Mandrioli e prima di passare al commento del risultato economico del concordato sentiamo la collega Palukowski, presidente della sezione fallimentare del Tribunale di Milano, per un suo commento, tribunale che per ovvie ragioni ha contribuito notevolmente, numericamente come importanza di fallimento anche a questa ricerca. Prego Alida. Sì, grazie. Io mi scuso perché non avendo per ragioni di salute potuto coordinare la scelta di un argomento, alla fine mi hanno dato come primo giro di questa tavola rotonda una serie di considerazioni eventualmente in adesione o in differenziazione della realtà milanese. Ma io volevo subito differenziarmi dagli altri. Non ringrazierò Laura De Simone,
che hanno ringraziato tutti per la sua organizzazione, ma mi complimenterò con lei perché è l'organizzatrice più affascinante che si veda in tutta Italia. E quindi la ringrazio per far parte della magistratura, che una volta tanto ha degli elementi di spicco, di qualcosa almeno, insomma. Così potrebbe stimolare. Il che non esclude che sia un ottimo magistrato, ma siccome quello l'hanno ringraziato tutti gli altri. Allora, per quanto riguarda la realtà milanese, dovrei dire questo. Voi vedete, esaminando la slide 3.3, spero che sia ancora quella, che le dimensioni medie delle imprese che accedono al concordato sulla base del numero dei dipendenti è, secondo il valore medio 31 e secondo il valore mediano è 12, che il mediano è in realtà quello che dà la media delle ricorrenti ipotesi e quindi sono imprese piccole. L'Italia è un paese di imprese molto piccole, la realtà è questa, ma quelle che vanno in concordato sono straordinariamente piccole. Questo vuol dire che molto spesso il legislatore parla e pensa in termini di imprese grandi, di imprese che hanno grandi esigenze, eccetera, ma la realtà economica che viene sottoposta alla legge è una realtà molto più modesta. A Milano, forse in controtendenza, abbiamo invece spesso anche delle dimensioni più rilevanti. Però è vero che sono le piccole, ci sono anche concordati con attivo, il mio ultimo, 147.000 euro di attivo suo. Poi 100.000 gliele dà la nuova finanza e così fanno il concordato. Quindi concordati proprio minimi. E questo, secondo me, anche dal punto di vista della riforma va considerato, che non sono solo realtà enormi che vengono ad essere, diciamo così, individuate. Poi facevo una considerazione insieme al Presidente Zanichelli adesso, e cioè esaminando i settori di distribuzione settoriale della crisi d'impresa, qui risulta che la maggiore è 41%, sono quelle manifatturiere. Io direi che a Milano forse il maggiore sono le imprese di costruzioni immobiliari e che attengono a costruzione e vendita di immobili, sono veramente il settore dominante, e il manifatturiero è decisamente meno. Per quanto riguarda invece il rapporto tra presentazione di preconcordati e successiva introduzione quindi di un concordato pieno, dovrei dire che il 98% dei concordati a Milano iniziano come preconcordato e poi diventano concordato pieno. Direi che gli unici che non lo fanno sono quelli che non possono, perché magari nei 2 anni precedenti hanno presentato un preconcordato che poi hanno rinunciato e quindi non possono presentare a loro volta una domanda di preconcordato e quindi presentano un concordato pieno. Il che vuol dire che mi sembra, in questo senso ricordavo un scambio di opinioni col Presidente Lamalfa, che diceva che invece da loro il preconcordato viene utilizzato in maniera un po' diversa, non necessariamente per giungere a un concordato pieno, ma generalmente per bloccare iniziative, insomma, quindi non con l'intento di comporre realmente la crisi, che quindi la situazione di Milano e quella di Roma sono diametralmente opposte, perché da noi sostanzialmente quasi tutti i concordati che vengono presentati con l'intenzione poi di fare un concordato. Qualcuno ci riesce, qualcuno no. Scusami Alida, forse cioè anche da noi la stragrande maggioranza poi arrivano a un piano, ma spesso il piano è rinunciato, spesso sì, il piano... Cioè non c'è proprio cioè, sì, arrivano per fermare le azioni esecutive immobiliari, però quel dato del 50% secondo me è realistico, forse qualche briciolo in più da noi di preconcordati che non sfociano in concordato pieno. Ok, invece per quanto riguarda le... Allora, numero... Aspettate. Poi, sì, per quanto riguarda la tipologia dei creditori, sicuramente la tipologia dei creditori bancari sono i maggiori. Direi che qui la presenza dell'erario la vedo modesta, invece la mia sensazione e la mia percezione della realtà è che l'erario rappresenti una fetta di credito molto maggiore. Per quanto riguarda invece la composizione dell'attivo,
Certamente è in linea per quanto riguarda la maggiore composizione dell'attivo con immobilizzazioni materiali, che poi sono sempre immobili e stabilimenti e cose di questo genere. Direi, visto che c'è tanto immobili e costruzioni e ristrutturazioni di immobili, sono tendenzialmente tutti immobili o abitativi o commerciali. La seconda componente normalmente sono i crediti non esatti di tipo commerciale, poi spesso ci sono partecipazioni che però di fatto poi finiscono per non valere pressoché niente, altri crediti e immobilizzazioni immateriali, cioè i valori sostanzialmente di marchi, brevetti e avviamento dell'impresa. Per quanto riguarda l'esito giuridico, direi che siamo in linea con la slide numero 6, e cioè che i ricorsi presentati che vengono ammessi sono una percentuale, direi, sostanzialmente rilevante. Mi sembra che qui non emergano differenze sostanziali, le percentuali di omologa per tipologia di concordato. Direi che non c'è una differenza particolare tra quelli liquidatori e quelli in continuità, perché quando giungono all'omologa sono stati scrutinati in maniera talmente precisa che direi che molto spesso si omologano. L'omologazione, vedete che noi siamo in perfetta linea con Mantova, nel senso che omologhiamo sostanzialmente lo stesso numero di procedure nello stesso periodo di tempo. È vero che il parere del commissario giudiziale non è esiziale, cioè è corretta l'interpretazione del professor Danovi, e cioè il parere del commissario giudiziale illumina quello che potrebbe essere l'esito dell'omologazione, ma il tribunale si discosta talvolta dal giudizio del commissario. Nella slide 6.3 c'è scritto che il 27% dei concordati per i quali il commissario ha espresso parere positivo non vengono omologati. In realtà probabilmente è un refuso, perché è il 4%, rifacendo la media rispetto ai dati che ci sono. Quindi leggetelo come 4% e non 27%. Dottoressa, comprende anche quelli in cui hanno votato contro i creditori? Cioè, c'è un parere favorevole del commissario, ma poi i creditori votano contro? Sì, in quel senso. Non vengono omologati in quel senso. Sì, è vero. Parlavamo prima, e cioè spesso i creditori in realtà puniscono l'imprenditore per i suoi comportamenti, anche se puniscono se stessi, cioè non adottano un concordato che magari avrebbe delle chance. E questo è il recupero in qualche maniera del concetto di meritevolezza, che viene affidato come valutazione di affidabilità ai creditori. È bene precisare questo dato, che comprende anche i concordati in cui i creditori hanno votato contro, perché sennò pensare che in un caso su tre il parere del commissario giudiziale è difforme dall'omologazione vorrebbe dire che i commissari avrebbero sbagliato molto. Non si sente. Prego. Laura. È un rifiuto. Sì, o anche caso di ritiro della domanda, cioè voto sfavorevole dei creditori, il debitore ritira la domanda. Non sapevo questo. No, certo, quindi, dipende dalla... Quindi è non raggiunto, sì, siccome però sta nel parere del commissario, è confusa come... Non omologato in senso pratico, cioè non ha avuto l'omologa, poi quale sia la ragione che non ha avuto l'omologa comprende vari casi: mancata omologa perché il tribunale ritiene che non sussistono i presupposti, mancata approvazione dei creditori, ritiro della domanda, quindi improcedibilità della domanda. Diciamo tutti i casi in cui non si è arrivati all'omologa. Ecco. Sì, in realtà andava precisato, perché nemmeno io lo sapevo questo. Allora, per quanto riguarda invece ipotesi in cui il parere del commissario è negativo, qui si dice che un terzo dei casi in cui il parere è negativo, il concordato viene omologato, e direi che anche il nostro tribunale è in questo senso, cioè spesso il parere è negativo, ma il tribunale poi alla fine omologa ugualmente.
Allora, esecuzione dei concordati, il non rispetto dei tempi per quelli vecchi, cioè per quelli precedenti. Sì. Per quelli precedenti al 2015 è evidente e anche il mancato rispetto della proposta per quelli vecchi, mentre dopo, diciamo così, la modifica della norma c'è una quasi miracolosa capacità degli imprenditori di trovare il 20% che prima non trovavano mai per i chirografari, tanto è vero che la nostra, diciamo così, flessione nei concordati è stata molto inferiore al resto d'Italia. Cioè, se voi guardate le nostre cose, in realtà noi abbiamo avuto una flessione, ma noi abbiamo ancora cioè 200 concordati l'anno. Va bene, grazie. Riserviamo casomai un altro intervento, altre considerazioni. E adesso veniamo a uno dei punti fondamentali, e cioè qual è il recupero effettivo del credito da parte appunto dei creditori in esito a queste procedure. Ecco, il commento di questi dati lo affidiamo a Roberto Fontana, tutti conoscete, sostituto procuratore di Piacenza, ma incoming sostituto procuratore della Repubblica di Milano. Prego Roberto. Allora, abbiamo concordato che il mio intervento è a cavallo. Sì, è la fine del primo giro di esplicazione di un punto specifico, ma poi ha, si proietta, come dire, licenza già di anche sì, perché ovviamente fermo restando che qualche minuto anche per gli altri dovrebbe rimanere. No, ma veloce, perché ovviamente quando ci sono queste ricerche c'è un piano che è quello dell'analisi descrittiva, dopodiché c'è il piano della valutazione per trarne, come dire, degli elementi significativi, delle indicazioni, o per leggere la realtà giudiziaria, o visto il tempo anche per dare indicazioni al legislatore de iure condendo. Quindi bisogna fare poi anche uno sforzo, come dire, anche di visione d'insieme e di sintesi per riuscire a trarne le indicazioni. Questa è un'indagine ancora in corso, questo lo dico perché rileva soprattutto con riferimento al soddisfacimento economico, è ancora in corso nel senso che si solleciterà anche un ampliamento e anche un miglioramento, perché effettivamente una buona parte dei commissari che hanno risposto puntualmente alle domande su tutte le fasi pregresse non hanno risposto altrettanto puntualmente sulla fase di esecuzione, perché forse c'è stato un fraintendimento, perché molti hanno inteso che dovevano rispondere sulla fase di esecuzione con riferimento ai concordati eseguiti e non con riferimento ai concordati in corso di esecuzione. Questo ha creato un qualche disallineamento dei dati. E al riguardo vi dico subito una cosa, che se noi andiamo a guardare le percentuali di soddisfacimento nei concordati eseguiti, è molto superiore all'insieme dei concordati e in particolare ai concordati in corso di esecuzione. E questo ha un significato sulla base, perché poi ognuno è chiaro che legge i dati sulla base dell'esperienza. C'è un nucleo di concordati buoni, solidi, che sono costruiti su basi solidi. Guarda caso, questi sono i concordati che si eseguono più rapidamente e col più alto livello di soddisfacimento dei creditori. Quindi il campione concordati eseguiti non è che rispecchia sotto il profilo qualitativo la media dei concordati, perché non è un caso, perché considerando il periodo del quinquennio, nella categoria concordati eseguiti entrano i concordati che erano, soprattutto i concordati che erano più solidi ab origine, che quindi sono stati eseguiti nel rispetto dei termini e comunque tendenzialmente rapidamente, e hanno assicurato livelli di soddisfacimento decisamente più. Quindi c'è un nesso tra rapidità dei concordati e livelli di soddisfacimento, perché i concordati seri e solidi di solito coniugano entrambi i profili positivi. Se andiamo invece a vedere le percentuali dei concordati
nell'insieme di concordati è una delle tabelle, vedete che i livelli di soddisfacimento si abbassano notevolmente, perché i livelli di soddisfacimento, prendendo i concordati ante 2014, per le banche un soddisfacimento alla mediana dell'8%, a fronte di un proposto del 24%, ai fornitori dà una mediana del 10%, a fronte di una mediana proposta della proposta del 23%, e via dicendo. Quindi c'è un significativo scostamento tra proposto e mediana. Questo dato è quello che rispecchia più la realtà della maggior parte dei concordati, perché, ripeto, i commissari hanno risposto in misura prevalente sui concordati eseguiti, ma i quali sono i migliori tendenzialmente dei concordati che oggi che si sono stati proposti in questi anni. La media dei dati dei concordati nel loro insieme è rispecchiata da questi dati che vi ho detto ora, e che riguardano l'insieme dei concordati ante 2014. Questo è un primo dato importante che volevo dare. Sicuramente, questa ricerca sostanzialmente conferma quello che era più o meno la percezione che avevamo di questa realtà. Cioè, l'importanza però è confermare attraverso la raccolta dei dati e quello che prima, insomma, si poteva affermare ma genericamente come sensazione o come percezione in maniera episodica. E allora, quali sono i dati di fondo che vengono fuori nella prospettiva del soddisfacimento economico? Sicuramente i concordati, e questo ha ragione la dottoressa Giacomelli, sono meglio mediamente dei fallimenti, questo è indubbio. Nell'ambito dei concordati vi è una notevole divaricazione tra concordati in continuità, decisamente ancora più netta con i concordati in continuità diretta, intermedia con i concordati in continuità indiretta, e poi dall'altra parte ci sono i concordati meramente liquidatori, questi prospetti, che non sto qui a illustrarvi, comunque analiticamente evidenziano questa differenziazione. Altro dato che emerge, confermato, che i concordati però in continuità diretta, che sono quelli che assicurano il soddisfacimento più alto, sono pochissimi, si contano sulle mani. I concordati in continuità indiretta, cioè quelli attraverso il trasferimento dell'azienda in capo a un altro soggetto, sono una percentuale più significativa, ma comunque sono una minoranza. E la grande maggioranza dei concordati presentati dal 2008 ad oggi sono concordati liquidatori. Quindi da questi dati emerge un nesso tra continuità e soddisfacimento, cioè nel senso che quando vi è continuità aziendale si arriva a livelli di soddisfacimento maggiori, e però oggi, ancora oggi, la gran parte dei concordati non sono in concordati in continuità. Ora, questi sono dati pacifici che emergono dalla ricerca. Come sempre poi, quando però si devono trarre le valutazioni, dagli stessi dati magari si possono trarre valutazioni diverse, perché dipende la prospettiva in cui si guarda il dato. È evidente che se la prospettiva in cui si guarda il dato è quella comparativa tra concordato e fallimento, come ha fatto la dottoressa Giacomelli, indubbiamente arriviamo, come ho appena detto, alla conclusione: i concordati danno risultati un po' migliori dei fallimenti. I concordati di solito sono, rispetto a quando ha cominciato a manifestarsi la crisi, sono intervenuti prima rispetto a quanto sono intervenuti i fallimenti, nel senso che la tardiva emersione è più marcata nei fallimenti rispetto ai concordati. Quindi indubbiamente in questa prospettiva
come dire, il segno è più la valutazione. Però io vorrei fare un'altra prospettiva che nulla toglie all'oggettività e al valore positivo di questo dato. E l'altra prospettiva è che comunque sia i fallimenti sia i concordati, per quanto, come dire, con una graduazione diversa e quindi con un'attenuazione diversa o del segno più o del segno meno, sono caratterizzati, la stragrande maggioranza dei concordati, da un livello di soddisfacimento bassissimo, incompatibile con la tenuta finanziaria delle imprese creditrici, perché pagare il 9 o il 10% ad anni di distanza non è, come dire, un onere che si può, cioè è un onere che crea problemi al sistema bancario quando assume dimensioni macro. Però diciamo che entro certe dimensioni il sistema bancario, l'insolvenza, la considera anche una componente fisiologica del rischio d'impresa. Entro certe dimensioni, perché quando supera certe dimensioni diventa destabilizzante, come sappiamo, per il sistema. Sicuramente per le imprese fornitrici la prospettiva che i propri debitori che ha di fronte, quelli su cui poi si basa il suo ciclo finanziario, nel caso di accesso a una procedura concorsuale, nei fallimenti è zero, è evidente che è catastrofico, ma nei concordati si arriva al 9, in ogni caso non sono scenari soddisfacenti, ma non lo sono soddisfacenti sotto il profilo ovvio della lesione del rispetto del diritto soggettivo, la prospettiva giuridica, non sono soddisfacenti in una prospettiva economica di tenuta del sistema. E guardando i fallimenti, i concordati, è indubbio che i fallimenti, la gran parte dei fallimenti arrivano dopo rispetto ai concordati, però è altrettanto indubbio, infatti qui c'è un primo grafico, ma dovremo nella ricerca svilupparlo, prendendo i concordati, quelle società che sono andate in concordato e che pagano il 9, il 10, il 15%, quando erano, si trovavano in una situazione per cui sarebbe stato doveroso attivare gli strumenti? Allora, non l'abbiamo ancora splittati in questi dati, però mi ricordo in una ricerca fatta 4 anni fa dal Dipartimento Economia Aziendale di Bologna, emergeva che l'87% delle imprese che andavano in concordato erano in una situazione di alta probabilità di fallimento almeno 3 anni prima e una percentuale anche significativa 5 anni prima. È chiaro che questo, ecco, per questo ho voluto allargare la prospettiva, perché secondo me questo è il significato da tirare fuori da tutta questa analisi. Il nodo fondamentale, la questione chiave, è quando emerge l'insolvenza. Se l'insolvenza emerge presto, aumentano le realtà di continuità, e di per sé la continuità assicura anche un miglior soddisfacimento dei creditori, ma soprattutto preserva i valori dell'impresa, che non sono solo valori in senso stretto economici, ma... E in ogni caso, anche se fosse una prospettiva liquidatoria, è evidente che se si interviene 3-4 anni prima, il disavanzo inevitabilmente è più contenuto e quindi le prospettive sono più alte. Questo è il nodo della questione, perché 2 anni fa ci si è accapigliati sulla questione del 20%, ma è evidente che il 20% è un paletto giuridico che di per sé ha solo un effetto selettivo, più concordati o meno concordati, ha un impatto solo sulle procedure, non è quello il nodo. Il nodo è che il sistema deve, per la tenuta economica, soprattutto complessiva, deve fare in modo che si arrivi a un numero decisamente più rilevante di procedure in continuità di impresa e in ogni caso con livelli di soddisfacimento più alto dei creditori. Ecco, quindi questa analisi sotto questo profilo, senza nulla togliere al fatto che indubbiamente l'introduzione di qualche cioè l'articolazione degli strumenti con l'introduzione dei piani 67, gli accordi di strutturazione, sicuramente ha dato un contributo migliorativo rispetto a un sistema prima troppo rigido, senza dubbio. Sicuramente gli effetti protettivi del cosiddetto concordato in bianco hanno rappresentato un incentivo e sicuramente sono stati, quindi senza togliere nulla al valore positivo di alcuni interventi. È evidente che questi dati, partendo proprio dal livello di soddisfacimento, ma poi si collega anche al discorso dei tempi, pongono al centro il tema della
tempestività dell'emersione dell'insolvenza. Qui finisco. Quindi, se vogliamo cambiare radicalmente lo scenario delle procedure concorsuali e vogliamo far sì che siano di più le procedure in continuità e che soprattutto in ogni caso il soddisfacimento è più elevato, bisogna. E qui è il ponte, perché effettivamente il legislatore il legislatore prossimo futuro delle prossime settimane sembra aver imboccato la via del un investimento serio sull'emersione tempestiva dell'insolvenza attraverso le misure d'allerta. A me pare quindi che questi dati, volendo collegare i due piani, quindi quello dell'analisi descrittiva e quello della valutazione, confermino la bontà di questa scelta. Grazie Roberto. Prima di passare la parola appunto a chi volesse intervenire per un secondo giro, volevo solo fare un'osservazione. Siamo ovviamente tutti d'accordo sul principio secondo il quale prima emerge l'insolvenza e migliori saranno i risultati. Su questo, diciamo, è un problema a parte, nel senso che, diamolo per scontato, ma questa indagine ancora questo problema non l'ha approfondito. Questa indagine credo che volesse sapere come funziona un determinato istituto, cioè come funziona in particolare il concordato. A me non sembra che ne esca, ma adesso sentiamo cosa dicono gli altri, non mi sembra che ne esca particolarmente male. Andrei molto piano a paragonare le due tabelle della slide 9.3, paragonando i concordati eseguiti e con quelli ancora in corso, con la seconda tabella, dicendo che concordati buoni sono tutti quelli della prima e tutto il resto sono concordati cattivi. Gli altri concordati, parte di quelli della seconda tabella, non sono ancora terminati, quindi non sappiamo quale sarà l'esito definitivo. Possiamo dire che l'esecuzione magari sarà oltre i tempi previsti, ma sulle percentuali non possiamo dire che non si avvicineranno, credo, a quelle della prima tabella. Dottoressa Giacomelli, prego. Sì, rapido replica, diciamo, alcune delle cose che sono state dette, in particolare agli spunti molto interessanti del dottor Fontana. Allora, anche secondo me questa indagine mostra dei limiti dello strumento concordatario, se guardiamo al concordato liquidatorio, dei limiti che derivano da quella che potrei definire una scarsa effettività rispetto alle proposte, sia in termini di tempi di recupero, sia in termini di tassi di recupero. Sono d'accordo anche appunto con quanto affermato dal dottor Fontana, che in effetti però se lo confrontiamo con l'alternativa praticabile rispetto al concordato liquidatorio, che è quella del fallimento, il concordato liquidatorio fa meglio. Allora, in una prospettiva di policy, io mi chiedo perché, se uno strumento fa meglio della sua alternativa, si voglia intervenire per limitarne l'uso. Io capisco che si debba intervenire per migliorarne l'effettività, quindi diciamo, ho sempre fatto un po' fatica a capire in questi anni perché c'è questa sorta di accanimento contro il concordato liquidatorio se non è visto nella prospettiva di migliorarne l'effettività. Detto questo, sono d'accordissimo sul fatto che il concordato liquidatorio non è il nodo del sistema di insolvenza, di gestione della crisi nel nostro ordinamento, e vorrei però evidenziare un punto che secondo me, diciamo, dal punto di vista dell'economista che guarda anche agli effetti sul sistema economico, sono sorpresissima dal fatto che questo tema non sia al centro del dibattito, che è quello dei tempi dei recuperi dei crediti, dei tempi delle esecuzioni e dei tempi dei fallimenti. Noi discutiamo tantissimo appunto di cose come le soglie del concordato liquidatorio, però abbiamo un sistema in cui la durata media dei fallimenti è di 8 anni, con variabilità territoriali enormi, e con conseguenze pesantissime sul funzionamento del sistema economico, sulla stabilità del sistema finanziario. Quindi, diciamo, da osservatore esterno, da ricercatore economista che guarda questi fenomeni,
diciamo, dal mio punto di vista, l'elemento secondo me cruciale sul quale ci si dovrebbe il dibattito dovrebbe concentrarsi è come ridurre i tempi di queste procedure che nel confronto internazionale penalizzano tantissimo il sistema italiano. Sono anche d'accordo sul tema dell'emersione, diciamo, non voglio entrare nel dettaglio delle proposte che ci sono in campo, però secondo me è molto importante nell'affrontare questi temi tenere conto di quello che gli economisti chiamano un trade-off, cioè delle possibili conseguenze in una direzione e nell'altra delle misure. Allora, tutto ciò che può incentivare l'emersione precoce, da un certo punto di vista, non può che essere visto in maniera molto, molto, molto favorevole. Bisogna fare attenzione nel disegnare le misure che questa cosa non sfoci in quella che gli economisti chiamano rush to exit, cioè il fatto che si acceleri invece la crisi di imprese che si sarebbero potute salvare. Ovviamente il disegno di questa cosa è complicatissimo, appunto non c'è tempo in questo momento per entrare nel dettaglio di questa discussione, però secondo me è un punto molto importante da tenere in considerazione nel disegnare le misure. Bene, grazie professor Danovi. Avviso ai naviganti, abbiamo un quarto d'ora, per cui anche meno. Sì, allora, tutti. Grazie Presidente anche dell'avviso. Un minuto soltanto di scusi innanzitutto perché ci rendiamo conto che la comprensibilità della presentazione è molto inferiore alla complessità della stessa. Oltretutto ci scusiamo anche per l'utilizzo a volte dei termini in senso tecnico che possono generare qualche dubbio. Quello che volevo annunciare è che è in previsione, nel senso che uscirà entro la fine dell'anno, un quaderno della serie degli studi della Banca d'Italia, nell'ambito del quale ci sarà una prima presentazione della ricerca e lì ovviamente il tutto sarà trattato con lo spazio e la tecnicità sufficiente perché poi sia comprensibile anche alla platea senza ingenerare dei dubbi sull'interpretazione del dato o comunque riducendo questo. Su quelle che sono le considerazioni svolte, in alcuni casi la ricerca non l'abbiamo presentata qui, ma tiene conto anche di quelle che sono le caratteristiche delle imprese, quindi la presentazione è più o meno anticipata, nel senso che un dato estremamente di sintesi, questi indicatori sintetici di prossimità al dissesto della scuola, dello Z-score di Altman, indice elaborato nel 68, ma da cui hanno gemmato diverse tipologie di indicatori predittivi, noi abbiamo provato a calcolarlo. Il dato è interessante perché ci dice che in media comunque le imprese hanno già anni prima, anche per il nostro caso, delle valutazioni di scoring non positive, tendenzialmente ovviamente peggiorano mano a mano che ci si avvicina alla data di presentazione della domanda di concordato. L'altra cosa però che è interessante è che in realtà questa presentazione della domanda di concordato probabilmente avviene prima, in situazioni quindi in cui gli elementi fondamentali dell'impresa sono meno deteriorati di imprese che invece vanno in fallimento, questo però è abbastanza scontato. È interessante invece vedere come il preconcordato abbia migliorato la qualità delle imprese che accedono alla procedura, cioè il preconcordato effettivamente fa sì che l'impresa aspetti un po' meno ad andare a presentarsi in tribunale con i suoi, aprendo la propria situazione di crisi all'esame dei creditori. Questo tema che è caro dottor Fontana e anche a noi evidentemente, che è quello della previsione dell'insolvenza, che è un tema che in economia ha ampia letteratura, in realtà deve scontrarsi, a mio avviso, con una serie di considerazioni. La prima è che il nostro mondo è un mondo che è molto più complicato. Cioè, per fare un unico esempio, in questo momento di società quotate sul mercato americano che hanno un rating di AAA, ce ne sono due, che sono Microsoft e Johnson & Johnson. 10 anni fa ce n'erano 15, il che significa che il livello di rischio percepito dal sistema in media è enormemente aumentato. È aumentato anche il livello di leverage, che significa che le imprese si confrontano con una situazione generale nel quale fare impresa è più difficile e più rischioso. Questo evidentemente ha anche influenza sulla possibilità di andare in crisi e anche in fallimento.
Quindi i sistemi predittivi, che purtroppo funzionano benissimo a posteriori, cioè è facile fare l'esame dopo qualche anno che l'azienda è fallita, dire ah sì, 5 anni fa aveva già dei segnali di squilibrio, però presentano comunque ancora una serie di granulosità per le quali non è così semplice a priori dire chi, pur essendo in crisi, riuscirà a salvarsi e chi no. Qualche anno fa, se uno avesse guardato i dati puntuali di bilancio di Fiat, prima del 93, avrebbe detto che quell'azienda è destinata a andare in insolvenza. Poi, per qualche miracolosa capacità, sono riusciti a tirarla fuori dalla sua situazione di crisi. Quindi questo tema, che vale ovviamente per le grandi imprese, vale a maggior ragione per i piccoli, dove tutti i sistemi previsivi funzionano malissimo. Se pensiamo che le imprese cosiddette investment grade, quindi che hanno un rating alto, la maggior parte delle nostre imprese quotate non è investment grade, e quindi tutte le non quotate, o quasi tutte, non lo sono, ci rendiamo conto di come è difficile immaginare delle misure anticipatorie effettivamente efficaci. Ovviamente il legislatore ci sta lavorando, vedremo che cosa ci sottoporrà. Dal nostro punto di vista, la valutazione del concordato come strumento di gestione della crisi a valle di questa ricerca è una valutazione abbastanza in linea con le considerazioni della dottoressa Palukowski e del dottor Fontana. Cioè, è uno strumento. Come tutti gli strumenti, può essere usato bene o male. Quando è usato bene funziona bene, quando è usato male non funziona. Poi ci sono delle difficoltà di utilizzo, ma questo è normale con qualunque tipo di strumento. Se torniamo con la mente, per chi è un pochino più di anni, a quella che era la situazione pre-2005, in realtà credo di aver fatto uno dei pochi studi empirici con anche lì, andando a esaminare circa 700-800 concordati pre-2005 di un numero limitato di tribunali, ma si vede come effettivamente lo strumento fosse usato veramente poco e non è che funzionasse meglio di oggi. Quindi la riforma, o comunque il giudizio di questi 15 anni di riforma, quasi 15 anni di riforma, o 12 anni di riforma dal 2005, dovrebbero essere valutati tenendo presente che in realtà le considerazioni su quella che è la realtà economica delle imprese difficilmente avrebbero potuto probabilmente condurre un risultato migliore. Mi limito qui, visti i tempi. Grazie. Una parola al dottor Lamalfa per un suo intervento conclusivo. Sì, io più che concludere volevo continuare quello che avevo iniziato, nel senso che conclusivo sono... tuo ruolo. E tornando un po' al discorso della duplice finalità del concordato, finalità di risanamento, finalità di migliore esitazione dei beni e di una soluzione concordata della crisi, avevo accennato al fatto che negli ultimi anni ha preso naturalmente sopravvento la prima delle due accezioni, ma in un modo strano, si è tradotto in un modo strano, perché entrando in funzione il concordato in bianco, il concordato in bianco risponde per la maggior parte a concordati liquidatori, sono concordati nei quali si tende alla composizione concordata della crisi, non al risanamento delle imprese. Ma nel concordato in bianco è emerso l'enorme spreco di risorse che viene fatto nel sistema, costi di procedure che per il 50% sono buttati via. E che l'esperienza ci dice, insomma, ieri hanno parlato a lungo della prededuzione, il cui problema è nato nel concordato in bianco, ed è nato perché, e tuttora la mia sensazione è che tante pronunce vanno nel senso della prededuzione, soprattutto pronunce di Cassazione, sul presupposto che non è per niente scontato, mi scuso ma c'è una zanzara, mi distrae. Sul presupposto per niente scontato che il concordato sia comunque uno strumento di risanamento. Il concordato non è per definizione uno strumento di risanamento, anzi l'esperienza empirica ci dice che il concordato pieno è solo il 50% del concordato in bianco, ma i costi si generano nel concordato in bianco, quando per il 50% dei casi vengono sprecati i soldi per costruire un piano che poi non funziona, un piano che non viene neanche omologato, che non viene presentato e così via. E quindi questa ambiguità, secondo me, necessita di un chiarimento nei prossimi tempi, anche non de iure condendo, anche, voglio dire, nei prossimissimi anni. Bisogna chiarire che i costi del concordato in bianco non sono costi di risanamento, almeno nella stragrande maggioranza dei casi, perché è importante, cioè può anche essere che siano
a favore dei creditori, che siano quindi utili per la massa dei creditori nei concordati liquidatori che vanno avanti e che vengono, quantomeno vengono omologati. In tutti gli altri casi non hanno un grande significato, insomma. Questo sul concordato in bianco, e mi fermo qui. Grazie, grazie dottoressa Palukowski. Allora, poiché ho solo due minuti, telegrafica. Il mio giudizio sul concordato in bianco in realtà è nettamente più positivo di quello che Antonino ha espresso. Secondo me è stato fondamentale per l'emersione della crisi. Accompagnato dalla possibilità di nomina del commissario giudiziale, è diventato uno strumento che addirittura orienta il creditore. Molto spesso quelle piccole realtà economiche che noi abbiamo visto a Milano arrivano con l'idea di fare il concordato in continuità, il negozio, la piccola impresina, eccetera. Poi scoprono proprio nel periodo di concordato in bianco col commissario che non ci sono gli estremi, magari scoprono qual è il costo del venduto che stanno facendo perché non lo sanno neanche, tutte queste cose, e quindi è uno strumento molto utile. Volevo dire l'ultimo minuto alla dottoressa Giacomelli, i tempi di esecuzione. Non è vero che i tempi di esecuzione non sono una delle preoccupazioni di tutti gli operatori, ma è vero che sono uno degli aspetti sui quali più è difficile incidere, perché se io, come spesso capita a Milano, ho da realizzare principalmente come asset un complesso immobiliare di 800 appartamenti o di 500 o tre supermercati e quattro centri commerciali e due palestre, se il mercato lì recepisce, io eseguo, se non li recepisce non eseguo. Quindi il problema è che non solo, allora, ci sono delle cose sulle quali si può incidere e su quelli occorre sforzarsi di individuare i mezzi migliori, poi ci sono degli altri aspetti, e devo dire che questa normativa dal 2005 in avanti si è misurata con un periodo di crisi sempre peggiore, per cui è chiaro che le performance erano pessime anche per quello, anche per dei difetti endemici, ma anche perché l'economia non tirava in alcun modo. Quindi su quelli è molto più difficile incidere. Mi fermo. Sì, a volte ci sono delle variabili indipendenti dalla possibilità, non credo che una procedura di per sé possa risolvere il fatto che non c'è appetibilità. Quando sul mercato ci sono centinaia di capannoni industriali, esatto, si possono fare tutte le norme che si vogliono, ma se o si fa quella che si parte da zero, offrite, e chi offre di più si fa, e non partendo alla rovescia con una perizia che poi non viene, diciamo, è sempre un valore difficilmente raggiungibile, è chiaro che ci sono, diciamo, problemi che non può risolvere una procedura. Posso dire una cosa su questo? Sono d'accordissimo, sono stata la prima ad evidenziare il fatto che appunto i dati che abbiamo presentato sono dati relativi a un periodo di crisi come non se ne conosceva nel dopoguerra. Un punto che però secondo me è importante, ve lo illustro con parlandovi di risultati di un'analisi che stiamo facendo sulle procedure esecutive immobiliari. Un dato che vediamo è che la fase vera e propria di vendita delle esecuzioni immobiliari copre circa il 40% della procedura. Cioè, se noi misuriamo la procedura dall'iscrizione al ruolo alla sua conclusione, neanche quella formale e giuridica, ma fermandoci alla distribuzione, la fase di vendita, e questo è il risultato che mi ha colpito tantissimo, occupa il 40%. Vuol dire che il 60% è tempo che viene dedicato alle fasi pre e post vendita. Quindi questo che cosa ci dice? Che è verissimo che per realizzare gli attivi, sulla realizzazione degli attivi incidono tantissimo le condizioni economiche, ma secondo me ci dice anche che forse ci sono spazi per agire sulle procedure e renderle più snelle. Un'altra cosa è forse dobbiamo arrivare a un sistema in cui si prende atto prima del fatto che non si riescono a vendere le cose. Cioè, tenere in piedi procedure per anni, appunto cercando di vendere il capannone nel nord-est di un settore economico che in Italia è sparito, è praticamente impossibile. Quindi bisognerebbe arrivare anche a dei meccanismi che consentono di prendere atto prima della realizzabilità economica o meno della liquidazione.
Grazie. L'ultimo intervento, professor Mandrioli. Prego. Grazie Presidente. Quattro conclusioni flash che riguardano un po' la sintesi dei vari interventi che si sono vicendati in questa tavola rotonda. La prima, il concordato ne esce se in continuità aziendale come lo strumento principe più efficiente delle procedure concorsuali perché è anticipatorio della crisi d'impresa, soprattutto nella formula del concordato preventivo con riserva. In secondo luogo, quel declino della par condicio creditorum, quel declino in sostanza del 2741 che ha percorso tutto questo convegno molto ben organizzato dalla dottoressa De Simone, io credo che si rifletta anche nei dati del campione che è stato rappresentato. Perché il concorso tra i creditori presuppone l'indisponibilità del patrimonio che viene segregato a disposizione del ceto creditorio. Ma questo modello che è sulla falsa riga del vecchio processo di espropriazione, abbiamo visto dai dati, è un modello superato. È un modello dove in realtà invece la continuità aziendale, vale dire il connubio tra l'impresa che prosegue sul mercato che continua e produce flussi di cassa e il soddisfacimento del ceto creditorio nel rispetto dell'ordine di graduazione dei crediti è, secondo i dati statistici che ci sono stati forniti, ancora il modello migliore. Se non che quello che ancora manca è il fatto che i creditori privilegiati sono tanti, sono troppi. Il proliferare dei creditori privilegiati purtroppo finisce per rendere desolante il quadro di prospettiva soddisfattiva per i creditori chirografari, che si trovano, come abbiamo visto nei dati del campione rappresentato, più che un concordato risolto, un concordato imposto, perché quando è liquidatorio non hanno neppure la forza di istare per una risoluzione del concordato e si devono accontentare il più delle volte di quello che il liquidatore gli propone come soddisfacimento finale in sede di conclusione del concordato preventivo nella fase terminale. Mi fermerei qui. Tre ringraziamenti flash prima di chiudere, ovviamente a Laura De Simone non è un ringraziamento formale, ogni anno riesce a migliorarsi, non capiamo ancora come fa. Secondo ringraziamento a quelli che hanno condotto questa ricerca, perché noi abbiamo questo materiale di cui discutere, evidentemente si sono trovati di fronte a parecchie difficoltà, soprattutto e purtroppo di collaborazione, ma qui è abbastanza curioso che ricerche così importanti che dovrebbero, come dire, condizionare la futura legislazione, siano rimesse, per così dire, all'iniziativa privata e non ci sia un'iniziativa ministeriale che raccoglie questi dati per metterli a disposizione degli addetti lavori. Terzo e ultimo ringraziamento ai presenti che a luna di un sabato sono ancora qui ad ascoltarci. Grazie, alla prossima volta. Presidente, se si vuole aggiungere un ulteriore saluto all'efficienza di Mantova, nella nostra analisi è, per le omologhe, il terzo tribunale più efficiente. Perché merito della dottoressa De Simone. Ci sembrava opportuno ricordarlo. Bene, meglio così, abbiamo fatto anche bella figura. Dunque, i lavori si chiudono qui. Grazie a voi che siete rimasti sino ad ora, grazie a tutti i relatori per aver contribuito alla riuscita di questo convegno. Grazie a Paolo Trombini, a Stefano Ficarelli, a Daniele Molinari, a Franco Procisi, senza i quali tutto questo non ci sarebbe. Ci rivediamo l'anno prossimo, 5-6 settembre 2018. Ottobre 2018. Arrivederci.